Namaste, io sono Falco e ho appena finito di fare l'esame che dovevo fare oggi. Per chi non lo sapesse, ho fatto continue. È un run appena cominciata con Isaac, va benissimo. Facciamoci questa run con Isaac. Non so perché c'ho una run avviata con Isaac, ma va bene, tanto appena iniziato. Per chi non lo sapesse, oggi è appena uscito, anzi uscirà tra mezz'ora, il video su Todmundi Dix, quindi no, non so neanche i commenti che avete fatto a quel video, se vi piacerà, se non vi piacerà. Spero di sì, anche se anche in me ci sono stati sentimenti contrastanti per quel video. Sono ritornato a Napoli, ho fatto un esame oggi, sono appena tornato all'esame, infatti ho preso danno inutilmente, che c'entra molto con l'esame, in realtà no. E abbiamo Technology Laser Tear! Boom 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 boom. Equivale ad avere range illimitato, Technology. E non è l'unica Technology, ma penso che questo ormai già lo sappiate. Vi volevo dire che sto riscontrando numerosi commenti nei video di Isaac, anche se oggi è il 7, questo uscirà probabilmente tra un mese, quindi non ne sono usciti, tipo è uscito l'ultimo quello col coltello di mamma, quindi è sempre relativo il mio, sto vedendo molti commenti perché è relativo a 10-11 video fa. Andiamo contro Dingle. La cacca. Ma non fare il turbo di merda. Giustamente una cacca fa il turbo di merda. È sempre una tra le prime volte che affronto Dingle. E infatti si vede che non lo so affrontare. E in più sto laser non leva niente. Non ho bombe perché non è la cosa segreta. Ma non ti pippare addosso a me, Dingo. Dopodomani riusciremo a sconfiggerlo. No, no, non fare cacca. Ora si tippizza. Ecco, tippizza intendo sì. Sprinta verso di me. Dasha, Dante's Dasha. E ho detto Dante's Dasha perché probabilmente oggi monterò il famoso ultimo episodio di Crash Bash. Se non muoio prima con Dingo come un pirla. Ci abbiamo un casino di HP, ma pochissimo danno. E abbiamo più velocità di sparo, ma non ci serve, la creano più veloce, ma non ci serve a una ceppa. Andiamo nel secondo piano. C'è un arcade. No, non c'entra. Quante mosche! La cosa negativa di Technology è che non ha knockback, come potete notare. Quindi può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Per esempio, se qualcuno ci insegue, magari le mosche facendo knockback ci possono venire addosso. Invece, può essere uno svantaggio se, per esempio, stiamo scappando da qualcuno. Che praticamente è tutta la stessa cosa. Solo che in base al knockback. Whoosh! Whoosh! Mi tengo il feta. Abbiamo Money for Power che vorrei prendere. Quanti più soldi abbiamo, più facciamo danni. Abbiamo 7 monete, facciamo più danni, 8 monete. Siamo distruttivi proprio. E non donerò un K in questa run. Quindi andiamo giù. Una lapide, mia. Guardate come siamo qui con gli occhiali, coi soldi. Una cassa, mia. Vai di là. E che cazzo, scoppia un poco di più, mi dai una bomba. E uccidiamo i ragni, perché le nostre 11 monete ci fanno avere tanti money. Proviamo a trollare questi tizi. Purtroppo questa stanza è molto più facile farla con le lacrime, con Technology, perché con le lacrime ti metti a fare lo sniperino, tipo TUM, e lo uccidi. Però andiamo avanti. I Gurglins, abbiamo perso la run, signori. Abbiamo pochissimo danno, non gli leviamo niente. In più questi sono due tra i boss più difficili del gioco, soprattutto all'inizio. Però forse stiamo levando un poco di più. Ovviamente quando ci sono boss doppi vi conviene sempre soffermarvi solo su uno, come ho fatto io, perché così avrete la meta, quello morirà. E sblocchiamo The Cellar. HP più tier più show speed down. Abbiamo ancora altri cuori, ma non abbiamo nient'altro. No, voglio il fate, fate, fate. Ditemi nei commenti a che servono Whoosh e Fate Up. Io sacrifico un poco sperando in qualcosa di buono qui. Vai bomba. Ovviamente. Lo apri. Grande.
Grazie. Ne è valsa la pena, signori. E andiamo giù, entriamo nel negozio. No, solo una chiave. Andiamo giù. Ah, tutto ciò stavo dicendo oggi. Ho fatto un esame. Preso 28 in calcolatori elettronici. E tra un po' verrà Dix per registrare il cane. Che vedrete probabilmente prima di questo video, visto che penso sarà uppato entro domani oppure dopodomani. Perché abbiamo delle scadenze da rispettare. Il video del cane. Si rompe, grazie. Poi capirete, i video del cane non sono cose negative, ma sono cose molto belle, solo cose bellissime. Uccidiamo le cacche di qui. Cacca, cacca. Vai a cacare. Che triste che sono. Dai. Queste tecnologie fanno schifo, però adesso almeno spariamo molto più velocemente. Rischiamo di finire prima magari qualche boss. Scoppia. Ok, una è scoppiata, tu scoppi. No, ovviamente scoppia quella vicino a me, però non mi ha preso. Ti rompi? Grazie. Mezzo cuore. Scendiamo giù. I vermoni. I vermoni, vermoni. Sono buoni i vermoni. Tutti i bambini mangiano i vermi. Isaac li lacrima addosso. Li lacrima però, non ci tira le lacrime addosso. Li lacrima. Vedete, il knockback qui sarebbe utile ma allo stesso tempo dannoso, perché per esempio facendo knockback magari lo colpisco, va verso il muro, rimbalza e mi viene addosso, invece qua io con tutta la calma del mondo ho hot bombs. 8 bombs, 8 bombe, in realtà ne ho solo 5, peccato. E c'ho la cappa di testa. La cappa di testa, un oggetto che a me piace molto, la testa di gatti. Ovviamente non è uno tra i più forti tra gli oggetti selezionabili, però è comunque un ottimo oggetto che in ogni stanza gli permette di avere tre mostri, soprattutto con le giuste sinergie di danni, può essere dannosissimo. Ovviamente noi facciamo un danno da schifo, quindi non sarà mai dannosissimo. Ciao Sticini. Allora, qui c'è il boss, però io sono un completista. E completiamo il piano. Qui due chiavi non ce le ho neanche, quindi no. Dai, saliamo, saliamo. Saliamo giù o scendiamo su. Quelle battute dai bambini ritardati. Poi ci fai un rutto anche tu. Si scoprì che non stavo registrando il mio audio. Ma magari. Magari la run diventa più godibile senza audio, non lo so, scrivetemelo nei commenti, anche qua io vi esorto sempre a commentare, voi non lo fate mai o lo fate, o quando lo fate siete sempre i soliti, quindi su nuovi iscritti, commentate, mettete mi piace, io sono un money grabber! Non è vero, fate quello che vi pare, non vi preoccupate, anche io sono uno che commenta molto poco spesso su YouTube, e non perché non abbia niente da dire, ma perché spesso non ritengo il commento duopo sotto ogni video, però ovviamente non critico chi commenta e sicuramente per uno youtuber fa piacere un commento in più sotto al video. Ah, mi è uscito il vomito. Guardate a Megafetti quanto poco gli togliamo. Cioè in realtà non gli togliamo così poco, considerando che Megafetti è il re boss con più vita di tutti. Aia, Megafetti, non mi fare le puzze in faccia. Attenzione però, non ho ancora preso danno da cuore rosso, quindi forse abbiamo sbloccato un patto col diavolo. Sì, e spariamo ancora più velocemente. Ah no, questo ci dà... è quello che abbiamo sbloccato, la gruccia che ci fa sparare ancora più velocemente. Questo ci dà niente. Allora, direi prendiamo questo, non so se ha effetto, probabilmente no. E questo. Questo ci dà due cuori spirituali. Ok, questo ha avuto effetto. Ora siamo cazzuti forti e tosti. E a questo punto la sinergia con Gappi dovrebbe essere ancora più forte. Proviamo. E infatti adesso il danno è sicuramente più notevole. Però non avendo le lacrime non possiamo fare knockback alle bombe. La carta dell'impiccato. Possiamo volare e non subire danni entrando nella stanza del sacrificio. Ossicini, morite. Se non ti prendo, se non ti vengo di fronte. Tu muori e scoppi. Bene. Ma va a cagare. Ho aspettato 20 minuti che si levassero le spine e tu mi spari addosso.
Dai, 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 portaci da bere. Siamo fortissimi, signori, siamo diventati forti. Guardate qui, bisciottiamo i dish. Spariamo velocissimo. Non ho mai visto una stanza del genere con il laghetto. Vabbè, andiamo avanti che troveremo il boss e lo uccideremo. Guardate quante mosche, non siamo manco gappi. Dai, che diventiamo gappi anche in questa run, easy win. Entriamo qui, My Reflection, non penso abbia effetto con lo prendo, è un oggetto che io non sopporto, dovrebbero ritornare indietro le lacrime, no, non è questo lo problema. Meno male che ti accorcia il range per far tornare indietro le lacrime. Ah, la chiave con le corna. In realtà vorrei donarle un poco perché però che abbiamo Money for Power, ma abbiamo lo store upgrade di livello 2 adesso. Tanto si blocca subito. E andiamo giù perché abbiamo sempre Money for Power. Money for Power, Power, Power Ranger. E andiamo giù. Ora questo mi spara addosso come ha fatto prima. No, ha smesso di essere pane. Non è più bread adesso, è solo stronzo. E andiamo. Boss, dove sei? Bomba. Stanza enorme, ma tanto siamo. No, questa stanza enorme è bruttissima. No, comunque si funziona il fear shot. Guardate, a volte diventano viola e facciamo tanti danni. Lì c'è il boss. Andiamo a vedere il completismo. Non c'è un culo. E andiamo dal boss. Nel boss incontreremo Mega Man, come lo chiama Dix. Ciao Mega Man. Addio Mega Man. Siamo veramente forti. Abbiamo sbloccato le catacombe. Sono quasi certo che ci eravamo già andati una volta nelle catacombe. Abbiamo altri soldi. Ottimo, ottimo, ottimo. Un altro cuore spirituale. Altre mosche. E Krampus. Aia. Prendiamo due danni contro Krampus. Che fa figo. Ciao Krampus, che ci dai? Testa di Krampus! No, abbiamo sbloccato la chimica in testa di Krampus, ma ci ha dato il Lamp of Coal. Dovrebbero fare più danno con la distanza, le lacrime. E in più abbiamo 10 minuti per girarci le death. Quindi potremmo anche tentare un boss rush con Isaac. Non ricordo se con Isaac l'ho già fatto, perché ha fatto continua. Da bravo pene, qui non c'è niente di interessante. Abbiamo 9 minuti per girarci due piani. Ce la si può fare. Abbiamo la cartella impiccata per qualche bomba in più, no, non ne vale la pena, ne abbiamo già tanto di bombe. Statua al centro, non l'ho vista. Vabbè, questi qui sono facili con Technology perché tanto è perforante. Proviamo. Boom! Qui che c'è? Bob's Brain! Abbiamo il cervello di Bob. Tira il cervello di Bob. Per prendere il cervello di Bob, però non possiamo entrare nella cameretta di Isacco. E quindi scendiamo giù, tristi, delusi, ma col cervello. Giustamente le persone intelligenti sono soliti essere tristi e delusi. Abbiamo una seconda chiave, preferisco la stanza dorata. Che quello penso potrebbe essere una stanza col dado, poi non so. Lo voglio. Anche se so che non è, diciamo, più scambiabile come trinchetto, una volta preso uno dei trinchetti preferiti insieme al cancro e al corno di Giuda, mentre questo, vedete, non lo possiamo più prendere perché abbiamo tic, si è impiantato in testa questo ragno, sarebbe una pulce credo, e quindi ciao. Hanno un poco di invulnerabilità questi tizi appena spawnati. Abbiamo le bombe tossiche, siamo Bob. Potrebbero fare la trasformazione in Bob, effettivamente. Perché Bob ha un cane. E il nome del cane è Bob. Quindi andrei a cercare un'altra The Gate. Tutti i boss che non ho mai affrontato. Tiri il cervello, grazie. Sarebbe verso la versione difficile di Mega Mu. Diciamo per me la versione facile di altri boss che almeno mi toccano. Ecco, bravo Falco. Sfotti un boss quando ti lanci famiglia addosso. E fatti colpire. Ora siamo più veloci, quindi abbiamo sprecato il patto col diavolo sfottendo Bob's Brain prima del tempo. E
Beh, mettiamoci. Cosa mi ha preso? Cervello di Borb di merda. Spara sempre quando non ce n'è bisogno. Qui che c'è un culo. Cerchiamo questa seconda chiave. Dai, la voglio la stanzetta di Ice. Tu muori. Tu muori. Voglio entrare nella stanzetta di Ice. Tanto sono veloce. Posso fare il boss rush anche entrando nella stanzetta di Ice. Ciao Slot. Abbiamo un altro oggetto di Bob. Quindi saremmo potuti diventare Bob. Però visto che c'è mai refresh, non so se avete visto, stava rischiando di tornarci indietro e fare danno solo a noi. Eccola la seconda chiave, prendila. Vai, entra nella stanza di Isaac, entra, corri. Corri bene, corri, corri bene, corri. Guardate come ci brucia la testa, ma noi ce ne fischiamo del danno fisico. Noi siamo Kerry, 6. Il 6. Non ci tengo a rilollare la mia run. Sta andando così bene, perché dovrei rilollare e prendere oggetti a caso? Ho sprecato due chiavi, pensavo fosse la cameretta di Isaac. Damn it. Dai, spariamo come dei peni. Andiamo avanti. Con solo i tre cuori. Siamo in tempo al boss rush. C'è un arcade. Se mai dopo ci vado. No, non ci vado, perché sennò non ce la faccio a fare il boss rush. Una chiave, perfetto. Tu muori così, tu muori così, tu muori così, tu muori così. Tu mi insegui ma non mi prendi. Qui non c'è nulla. Di qui ci stanno i tizi. Ciao un tizio, ciao due tizi, ciao tre tizi e ciao quattro tizi. Col cervello addirittura. Rekt. Deck. E questo dovrebbe morire facilmente se lo prendo così, che gli faccio un casino di danno già normale. Andiamoci prendendo le quattro parti del corpo con tempo. Non ne vale la pena stare tempo qui. Fatto scoppiare quella bomba finalmente, abbiamo 5 minuti per finirci di girare questo piano. Siamo abbastanza veloci, potrebbe andare meglio questa la run, però. A cavallo donato non si guarda in bocca, tranne questo cervello di Bob. Cervello di Bob è un oggetto molto pericoloso, perché verrà lanciato sempre quando tu sei in prossimità sua. Abbiamo money for power, quindi non ci conviene andare nell'arcade a meno che non abbiamo bisogno di cuori rossi o meno. Scusate, me ne servono rossi. Brat. Brat. Boom. Il libro dei sette peccati capitali. Mister Boom. Che lo tiro a cazzo. E riprendo di nuovo Guppy. Uccidiamo il chiattone, uccidiamo i famigli del chiattone. Non ho preso la bomba probabilmente, giusto? Infatti, bomba gratis. Entriamo qui. Il profumo di mamma, Fear Shot. E spariamo ancora più veloce. Qui c'è... ma sì. Non so cosa faccia. Si ricarica l'oggetto col sangue. Quindi siamo una sorta di Guppy 2.0. Abbiamo prima le cacche, che fanno più male, le cacche di secondo stato, perché hanno lo sprint. E siamo arrivati da mamma. Però se ci prende due volte col pedione siamo fottuti da mamma. Vediamo quanto ci leviamo. Vabbè, leviamo abbastanza. Per mia fortuna. Per nostra, perché siamo un tutt'uno. Ho preso un cuore, non so come. Forse prendendo danno prendo cuori. Mi pare strano come oggetto, perché sarebbe dannatamente OP in quel caso. Muori piede. Ciao piede. E abbiamo damage più range up con Sintoil. E andiamo dal boss Rush. Allora cacca, cacca questo Quad Protector. Non sapevo cosa fosse in realtà. Cioè l'ho già preso in un'altra run, però non mi ricordavo fosse quello. Ho ucciso non so chi. Questo ha paura, mi stanno chiamando ma non risponderò al telefono, perché appunto sto giocando. Devono rispettare la mia privacy di giocatore di PC. Rompiamo un poco di culi a destra e a manca. Carriot Queen, Carriot Queen, tu manchi. Io a destra e tu manchi. Ah, quante cacche ha già fatto. No, non mi colpire, Carota Queen, Regina Carota. Non mi chiameranno sul mio cellulare che ho di là.
Allora risponderò, ma visto che ce l'ho di là non posso mai rispondere. Oh, due cuori spirituali, li prendo, uno e due. L'ho preso? Gente che non si rassegna al fatto che sono una persona occupata e continua a chiamare all'impazzata. Altri cuori buoni, buoni, buoni. Loki. No, Blasto, ci faccio uccidere prima Loki. Vabbè. Uccidiamo prima Blastocis. Uccidiamo prima Blastocis. Ecco, ora mi stanno chiamando sul mio telefono, quindi un secondo di riposo e ci vediamo tra 2 secondi. Pronto? Tutto bene, ma mi hanno chiamato 2 minuti fa, che c'è? Sì, tutto bene. Sì, ho mangiato la bambolina di Marcello. Sì, sì. Sì, c'era tutto, tutti letto. Ah, voleva tutti letto. Ok. Ah, puoi andare a fuori, non c'è problema. Ah, boh, c'è, c'è. Allora, io ho finito l'esame che era 1:30. Sono tornato a casa, ci ho messo 20 minuti, ho chiamato mio padre ed erano le 2 quando ho chiamato mio padre. Sono le 2:30 e mio padre mi ha richiamato e mi ha richiesto queste cose. Mi ha chiesto mezz'ora fa, con la differenza cosa stai mangiando, cosa hai mangiato, che io gliel'ho detto 2 minuti fa, cioè 2 ore fa, cosa avevo mangiato. E poi dicono che non danno fastidio certi genitori, ma vabbè. Usiamo le cacche perché siamo OP e possiamo permettercelo. Tu muori? Ok. Il problema sarà Blot. Abbiamo ucciso quell'R Junior senza che io manco me ne ero accorto, questo suonato. Il problema, a parte Blot, sarà questo cervello di Brian che ci... Di Brian? No, di Blot. Cervello di Brian. Falco, fai i giochi di parole involontari che sono opere d'arte e sono allo stesso tempo squallidi. Sono battute che farebbe solo Dix. Larry, culo, muori, bravo Larry, culo. Mostro, se mi sputi mi prendi. Guardate Chad come diventa più piccolo morendo. No, Chad, cosa mi ha preso? Non ho idea. Gente che si mette a giocare a Dota, non so se voi lo vedete, penso di sì. È Guardi questo, sì, è Guardi. Uccidiamo, è easy. È easy, non ci colpisce. Vai Chab, Chab, no Chabino, tu no, solo Chab. Solo Chabby! Chabby Panni. Rex col cervello proprio. Gish, io sono Gish, mostro 2 un poco più pericoloso. L'ho visto scoppiare, ho ucciso mostro 2 senza averlo manco visto. E mi stavo soffermando su Gish. Buono, buono, grazie mostro, così siete voi, anche se vi ho perso tipo 20 minuti fa. Ora c'è Blot, c'è ancora questo Chabbino. Probabilmente... no, era Pin. Dicevo, non so cosa io abbia shottato. Ed era Pin che avevo shottato. Speravo fosse Blot, ma... non siamo così fortunati. The Hollow. Guardate che Matrix Dodge. Eccolo, Blot, cervello. Dove sei quando servi? Vai, tira il cervello, tira il cervello. Non è ancora morto. Abbiamo rotto il cuore? Sì, abbiamo rotto il cuore della maschera senza averlo visto. Bellissimo, vedi technology. La comodità di non vedere le cose ma prenderle comunque. E mancano solo i cavalieri, quindi è come se avessimo già finito. Abbiamo ucciso il Pestilenza, giusto perché non sono Femin. Adesso sto cercando di colpire Pestilenza. Mi prendi. Ciao cavallo di Pestilenza. Manca morte. Non è ancora morte. No, il cavallo di morte. Guerra, ciao guerra. Morte, morte, morte. Un cuore spirituale. Non era il caso di prenderlo. Non era il caso di prenderlo ancora. E se hai paura. No, no, non farti uccidere. Hai il cuore spirituale. Ti serve. Ti serve pene. Il caduto si è già diviso. Ah no, l'ho perso come un
bene. Meno 2. La testa di Isaac. Quindi abbiamo fatto il boss rush anche con Isaac, che non avevamo ancora fatto. E ci dà Toxic Aura Tears. Cioè abbiamo ancora più danno alle lacrime. Peccato che abbiamo la tecnologia noi. Siamo OP con la tecnologia. Siamo forti e spariamo a doppia velocità. E più spariamo sopra le pietre. Non penso prima avessimo... Ah, non penso che questo fatto di poter sparare sopra le pietre fosse già in nostro possesso durante il boss rush. Probabilmente l'aura di cipolla ce l'ha data. Le cipolle ti fanno levitare le lacrime. Levitare. E io devo starnutire. Benvenuti in questo nuovo starnuto. Non possiamo prenderlo perché abbiamo tic. Ho preferito tic a tutto il resto. E giustamente a me mi ho tolto tanto perché tic leva, ai boss che hanno più vita ne leva un poco. Per quello abbiamo tolto subito tanto a mamma, non perché eravamo effettivamente così tanto OP. Tutti i nemici. Come ho fatto a prendere danno? Scrivetemelo nei commenti. Come ho fatto a riprendere danno? Papà gamba lunga, guardate quanto è scarso pane. Già a metà vita. Se mi sputi ranni. Se mi cadi dall'alto. Abbiamo la caffeina, siamo dopati, siamo velocissimi. Matemesi. Allora, io premo il trinchetto e prendo danno. Mi sapete spiegare come mai questo? Probabilmente per quella cosa di merda che tipo fa il fatto che abbiamo preso quell'oggetto che non conosco tuttora. Il fatto che dice il danno quando... diceva tipo il danno con le lacrime, pensavo si ricaricasse tipo l'abito della sua, e invece a quanto pare si fa fare danno quando utilizziamo l'oggetto con la... con la barra spaziatrice. Ottimo. Ottimo. Vai, uccidiamo un poco di moba. Volevo dire mossi, però moba fa più figo. Madonna mia, sti danni a caso. Completamente a caso. Mi sa che mi conviene cambiare trinchetto appena trovo qualcos'altro. Ok, questa è colpa mia. Che liscio. Tu muori, tu muori. Non mi colpire. Bene ragazzi, sto rischiando di perdere questa run dopo aver fatto il boss rush. Un D6. Tentiamo la fortuna. Tentiamo la fortuna. Non so che oggetti abbiamo, però siamo fighi, siamo forti, abbiamo il danno aggiunto, siamo più lenti, abbiamo il triple shot. Belli oggetti. Mams contact. Il patto PhD. Vai, abbiamo le tre lacrime e il laser normale. Abbiamo il creep, abbiamo il gemini, però siamo lenti quanto la morte. E in più abbiamo un casino di vita che prima non avevamo. Motivo per il quale ho cercato di rischiare tutto. E abbiamo il capro espiatorio. Yeah, il nostro amichetto caprio. Salutiamo il nostro amichetto caprio. Ok, andate sul caprio. E in più abbiamo appunto la lente a contatto di mamma che frizzano i nemici. Daddy Long Legs. E beh, siamo fortissimi anche così. Se fossimo... Abbiamo il toro. Abbiamo il toro. Abbiamo il toro. Siamo fortissimi, signori. Però, malgrado noi siamo fortissimi, dobbiamo finire la run qui. E invece. Cercherò di sbloccare il patto con il culo. Non posso andare lì sopra, peccato. Carta dell'imperatrice. In realtà posso andare lì sopra. Ma avevo attivato il toro.
Nuovo Bob's Rottenet. Boom! Prendiamo danno a caso perché siamo fighi e possiamo. Rompiamo i Grimlis di nuovo. Sì, non so se siamo più OP o meno OP rispetto a prima. Ovviamente di meno per il semplice fatto che siamo più lenti. Però abbiamo molti più cuori. Ho battuto il cuore di mamma senza troppi problemi. Una chiave per una chiave. Chi non lo farebbe? Penso tutti lo farebbero. Invece no, non lo farebbe nessuno. Uccidiamo i fantasmini. Mentre lui si avvicina verso il fondo dello schermo. Ma non puoi tornare indietro così quando decidi tu. È contro le regole del gioco. Siamo un octopus, guardate, guardate, abbiamo le chele di granchio, proprio fiere. 3 monete che donerei, ma non posso. No, 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 non volevo. Abbiamo 39 monete, però abbiamo un solo upgrade, quindi va bene che ho sprecato una bomba così completamente a cazzo di cane. E no, non possiamo prendere quella cassa per il semplice motivo che non abbiamo più la carta dell'impiccato, che c'era molto utile, ma abbiamo sprecato tutto per un D6. E andiamo in questa stanza e proviamo a vedere se questo ci ripaga portandoci dal boss. Però oh, abbiamo anche il ragnetto qui, Squeaky. Ecco, dal boss intendo da Satana, ovviamente. No, ci dà semplicemente speed più shot. Ok, ora abbiamo una velocità decente. Abbiamo il terzo occhio. Che poi chissà se me li sblocca tutti questi oggetti che ho preso. No, non scolpiare! Ruota della fortuna, vai, continuiamo a giocare. No, non incontro gli strani con strani pregiudizi. 2 di spade, lo usiamo. Noi siamo neri dentro. Siamo neri per caso. La carta dello ierofante che io utilizzerei. Meet the stranger, live to die. Broken remote, give up, take your medicine. No, non ti rompere, ho bisogno di un culo. Carta dell'imperatrice, carta della morte. Abbiamo sbloccato il Necronomicon usando tante volte la carta della morte. E vabbè, direi che non c'è più niente da fare. Non posso neanche... Sì, posso prendere danni e provare a entrare in quella stanza del sacrificio. C'è la sfida. Però forse prendere cuori non è proprio il massimo di prendere danni. Proviamo per l'ultima volta a sbloccare un patto col diavolo nel modo più assurdo possibile. Ci mi dà cuori spirituali quando subisco danno. Perché prendo solo metà di danno? Penso che abbiamo l'oggetto OP che ci fa prendere solo metà di danno. Sarebbe non un'idea. Abbiamo un cuore che ci segue. Rompirla! Ma dai, come faccio a prendere del danno? Vabbè, finiamo la run, ho capito. C'era un cuore lì dentro, non so cosa servisse. Voglio prendere quella cassa. Dai, finiamo la run. È stata una bella run in vostra compagnia. Prendiamo il culo. Prendiamo... Diventiamo un attimo Eva. Ciao a tutti da Dex. Isaac! Aia! Everything is terrible. The Necronomicon. Ciao a tutti.